Il rumore dei passi dei pochi avventori, del vento e il silenzio, serrande ormai sempre abbassate. Da molti anni questa è la colonna sonora del centro di Perugia, un gioiello medievale che in troppi dicono essere stato abbandonato al proprio destino. Perché questo era un punto vendita dove giravano da 100-150 persone al giorno gli scontrini. E in questo momento siamo la decima parte. Per raggiungere il centro ci sono dei costi per, sia dal parcheggio sia per raggiungerlo con la mini metro, con tutto quanto. Per capire dove batte il cuore di Perugia, insomma, bisogna ormai cambiare prospettiva ed osservarla dal basso. Qui, in periferia, è un continuo via vai. Veniamo sempre qua, il sabato veniamo sempre. È di Perugia? Sì, Corciano. In centro il parcheggio non si trova. Vabbè, poi comunque uno non si va a mettere perché cioè tra le ZTL, le multe, sì. No. Saresti sicuramente multato, quindi. Tra il 1995 e il 2010 i centri commerciali sono spuntati come funghi, uno sviluppo che ha avuto il suo clou sotto l'amministrazione Locchi e che alcuni urbanisti hanno criticato. Quello che mancava, dicono, era un'idea di città. Mentre sorgono nuovi quartieri, il centro, lontano, non è più indispensabile. 30 anni che non vado al centro? No, 30 no, ma però da tantissimo, perché purtroppo noi abitiamo in periferia e non abbiamo... a passeggio non ci si va. È il sorpasso della periferia, scandito al suono delle gru, che qui continuano imperterrite a costruire.